Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenute in questo mio nuovo video. Questo è un video spacchettamento. Ho fatto degli ordini da Amazon e mi sono arrivati tutti e due oggi e contemporaneamente. Quindi ho deciso di fare questo spacchettamento. Prendo il pacco. Il pacco è questo qua, come potete vedere. Adesso lo andrò ad aprire in diretta con voi, come al solito, nella serie. Purtroppo oggi non ho niente per aprirlo, ma meno male che è di carta lo scotch di Amazon Prime con dei fili di stoffa o plastica che rinforzano lo scotch. Cosa andrà ad aprire per prima? Come potete vedere, il primo oggetto che ho estratto è questo qui. Come potete vedere, è incartato ben bene. Scusate per i rumori di fondo, ma comunque, come vedete, sono in giardino, no, non sono in una giungla. Secondo me è carino l'involucro, questa bellissima filigrana, molto elegante anche per un regalo. Fa un bel figurone, ora lo andrò ad aprire. Come potete vedere, la scatola è plastificata, ok? È stato un po' duro ad aprire, ma alla fine ci sono riuscita. Bello! Vedete, come potete vedere, è molto elegante e fine la scatola e si apre così. Lo sto vedendo ovviamente con voi per la prima volta. Bello! È molto luccicante. C'è questo cartiglio qui che non so se voi potete vederlo bene in camera, a me mi ha accecata la parte oro perché riflette molto il sole. Siamo qui per vedere il gioiello. Come potete vedere è molto ben conservato in quanto c'ha la sua bella scatolina che adesso metto qua perché non ci interessa per il momento. Bellissima, guardate. Poi a me le cose con gli Swarovski piacciono. Veramente, veramente molto bella. Non so se riuscite a vederla, al massimo vi metto una foto, un video in 4K. Molto, molto bella, fine, elegante perché luccica molto. Dietro è fatta in questo modo. Praticamente è un gatto che tiene in mano una pietrina, uno Swarovski più grande. Molto 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 luccicante. Non so se in camera sul serio rende l'idea, ma è fantastico. Ora lo andrò ad indossare. Dietro nella chiusura ha questo piccolo particolare. Mi ricorda tanto i gioielli Swarovski, che anche qua c'hanno un cigno, questo c'ha questa specie di fiore. Riesco ad indossarla da sola facilmente perché la cordicella è abbastanza lunga, come potete vedere questo è l'effetto. Come potete vedere sul sito, se andrete, potete vedere che c'hanno diversi gioielli, infatti c'hanno questo e molti altri. Questo qui ovviamente si gratta e compare insomma una scritta che sarebbe il codice per verificare il gioiello. Adesso, visto che è molto bello, lo indosso, lo terrò indossato. Questa era la scatolina che mi è arrivata assieme, insomma, conservato qua dentro. Come potete vedere da tutti questi ricami, molto bello. Io trovo che la scatola sia molto fine ed elegante, fatta di bianco, oro. Andiamo ad aprire. Troviamo subito il certificato che ci certifica che questo gioiello è originale, che possiamo vederlo sul sito appunto. Il gioiello è della Quiance. Io l'ho trovata sul negozio Amazon. Qua c'è il gioiellino che è molto conservato bene. Eccolo qua, la catenina. È molto 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 bella, secondo me. Questo è il classico gioiello più bello dal vivo che in foto, in quanto le foto non riescono a dare l'idea della bellezza di questo gioiello. Se
spero che con questo video sia riuscita a dare questo risultato. Fatemi sapere se questo gioiello vi piace. C'ha dei baffi, potete vedere dei baffetti, le orecchie sono nere come della tigratura, qui anche questa è molto nera. E questo è il ciondolo, insomma, a me piace molto in quanto è molto molto luccicante. Sapete che a me piacciono le cose molto luccicanti.